scoperto una cosa che non sapevo. L'unboxing. Gente che si riprende mentre apre un pacco. Appena arrivato da Mondo Karting, vediamo se trovo qualcosa per aprire. Qua. Così ci metterò una vita. Una cassa piena d'aria. Ecco, qua ci siamo quasi. Come a Natale. Allora, questo era uno sfizio che può sempre servirmi quando si organizzano competizioni che siano Gran Premio in parrocchia delle radiocomandate oppure gare di biciclette, eccetera. Non è una maglia, non è una bandiera della Juventus né del Cesena neanche dell'Ascoli, ma è la bandiera per dare il traguardo nelle competizioni del motorsport. Poi vediamo un po' qui che cosa c'è. Apriamo. Allora, gancio, aspetta, vado un po' più distante, gancio per tirare le molle che tengono ferme, che tengono ferma la marmitta nel kart. Un po' di O-ring per la testata del motore. Fammi vedere le altre, non me le ricordo, per i prigionieri, sempre della testata del motore. Questo qual è pure? Le altre non me lo ricordo. Ah, le viti per evitare la stallonatura dei pneumatici, ma per lo più sono O-ring, a parte un irrame, gli altri semplicemente di gomma. Sono delle guarnizioni per i profani. Questo oggetto invece serve a smontare la frizione che ci si è completamente consumata e non riusciamo a smontarla perché non abbiamo questo strumento che ci permetterà così di smontarla. In realtà questa secondo me smonta la corona della frizione, non la frizione. Vabbè, proveremo e vedremo. Bene, 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 andiamo avanti. Carta da imballo, carta da imballo, carta da imballo, carta da imballo, carta da imballo. Dentro. Nella differenziata. Carta da imballo, carta da imballo, carta da imballo. Te l'ho de l'ho detto che è piena di niente questa scatola. Carta da imballo. Tutta nella carta riciclata. Poi, qui cosa abbiamo? Una cosa la riconosco già anche attraverso la roba traslucida. Sono la cinghia per tener ferma la batteria, che fino adesso faccio con le fascette, ma è abbastanza scomodo dover continuamente tagliarle. I ferodi delle pasticche del freno. Il KF ha un unico disco sull'asse posteriore con due ganasce, con le quattro, in modo da quando saranno consumate poterle sostituire. Queste le rimettiamo qua dentro così non si rovina. Molto bene. Poi la frizione per sostituirla con i suoi perni.
così potrò verificare se quella che ho ha una quantità di ferodo adatta o se invece è troppo grossa come penso che sia e vada quindi limata, perché la feci fare da una ditta qua vicino di Quarto che si occupa proprio di riferodare le frizioni, per cui adesso almeno ne ho una di riferimento precisa. L'altra si è proprio completamente mangiato non solo il ferodo, ma anche l'alluminio o quello che è della frizione stessa. Anche questa la rinscatoliamo con i suoi perni. Per un motore 125 monomarcia KF Yame. Questa invece va nella plastica riciclata. Abbiamo anche tutti e quattro bidoncini, ancora carta da riciclo. Questo non riesco a capire cosa sia, vediamo se lo capisco una volta aperto. Ah, questi sono i due. Questo interesserà molto Daniele che, essendo più corto di me, non riesce ad arrivare ai pedali. Questo permette di allungare il pedale avvicinandolo, sia acceleratore che freno, al pilota. Per adesso risolvavamo riempiendo di cuscini, il sedile quando ci andava Daniele, solo che guidare su un car pieno di cuscini non è il massimo. E così sarà molto contento, sono regolabili, spero anche la regolazione sia immediata in modo che quando scendo io sale lui, eccetera, si possa regolare rapidamente. E infine il motivo per cui c'è questo scatolone così grande è semplicemente perché c'è il carrello per riporre il car in verticale invece che in orizzontale, con notevole guadagno di spazio. Se mi riesce di aprirlo, si mette il carta riciclata con il suo supporto trasportabile su ruote, si riuscirà sicuramente a fare meglio sto lavoro. Qui ho sbagliato perché questo deve essere molto più alto. Questo va infilato qua e questo va infilato qua. E il kart va appoggiato qua sopra. Perfetto. Ancora un po' di plastica da buttare. No, qui c'è dentro qualcosa che non ricordo cosa sia. Allora, mi ricordo mica. Ah, questi secondo me sì, sono qua del supporto qua del car per fissare le bagaglie, quindi va bene.